Assessore, si parte da Brescia? Beh, mi sembra naturale, cioè si parte da Brescia perché Brescia è di fatto la capitale agricola lombarda, che a sua volta è la capitale agricola del paese, quindi direi che simbolicamente sia giusto partire da Brescia per ribadire la centralità della provincia bresciana in questo contesto. E detto da un mantovano vale doppio, insomma. L'Expo sarà veramente un'occasione per combattere i falsi made in Italy e, diciamo, il danno viene fatto alla nostra economia? Beh, noi non solo ce lo auguriamo, ma stiamo lavorando in questa direzione. C'è la stesura del protocollo, ci ha visto molto impegnati questi mesi, abbiamo avuto bisogno di andarlo a condividere prima di tutto con l'Unione Europea. Io ho avuto questi incontri col commissario Wilkinson sull'argomento e mi sento di poter dire che siamo arrivati sostanzialmente alla definizione di un testo che sarà sostenuto anche dall'Unione Europea, quindi questa è una novità assoluta, perché in materia di tutela dei prodotti, di etichettatura o di altro, diciamo che l'Unione Europea ha sempre avuto un atteggiamento molto, molto freddo, ecco, di distante. Stavolta hanno capito che se si vuole dare qualche possibilità a far sì che i paesi del sud Europa possano tornare ad essere competitivi, bisogna partire dall'agricoltura, dall'agroalimentare, tutto quello che sappiamo fare, ma perché ciò avvenga servono tutele, servono regole fondamentalmente. Col Diretti partner naturale. Col Diretti partner naturale perché Col Diretti per prima si è battuta su questo tema. Io facevo il presidente di commissione in Parlamento sulla contraffazione e devo dire che la mia prima relazione sulla contraffazione agroalimentare venne non a caso presentata a Palazzo Cospigliosi, appunto sede da Col Diretti, in tempi non sospetti. Col Diretti aveva scelto già negli ultimi anni di cambiare un po' fisionomia, quindi da emanciparsi rispetto alla veste che aveva sempre ricoperto del sindacato agricolo, per diventare un po', qualcuno l'ha accusato di questo, un po' sindacato dei consumatori, ma credo che oggi quando parliamo di cibo, quando parliamo di alimenti, gli interessi devono essere convergenti, cioè chi produce deve avere gli stessi interessi di chi consuma, e per farlo servono regole abbastanza chiare e servono meccanismi di tutela, cioè servono che i paesi si facciano sentire. Assessore Cappellini, un Expo che si apre al territorio, che comincia da oggi, si è detto in conferenza stampa. Cultura, quindi, agroalimentare, come andranno, diciamo, insieme a coinvolgere Lombardia e non solo? Beh, diciamo che abbiamo voluto unire agricoltura con la cultura, con le culture locali principalmente, proprio perché tutte e due si ricollegano alla terra, quindi questo Lombardia Expo Tour che abbiamo voluto lanciare è da un lato finalizzato a sensibilizzare i cittadini e avvicinarli a quelli che sono i temi dell'Expo. Il cibo, la terra, l'acqua, l'energia, quindi temi che ancora adesso sembrano un po' distanti dal cittadino, ma che vogliamo che condividere il più possibile. E quindi saranno valorizzati i territori, tutti i territori, infatti il Lombardia Expo Tour toccherà tutte le province lombarde con prodotti tipici dei diversi territori offerti dalla Col Diretti e la grande musica, il grande spettacolo di Davide Van der Sfros, che chi meglio di lui poteva rappresentare e raccontare il territorio. Momenti di approfondimento anche, diciamo, più tecnici sul tema dell'agroalimentare, quindi anche del tema della contraffazione, del rapporto appunto con il cosiddetto Italian Sounding, che è appunto il grande tema della contraffazione. Ci saranno poi anche questi momenti sabato nel corso della prima giornata a Brescia. Esatto, ci sarà un convegno importante a Santa Giulia sull'agroalimentare, come ricordava prima l'assessore Gianni Fava, proprio perché l'agricoltura e, come diceva lei poco fa, la contraffazione è uno dei temi che ci stanno più a cuore e che stanno impegnando la Giunta Maroni, quindi in ambito internazionale pensiamo sia una battaglia che va portata avanti proprio durante l'Expo, ma anche in futuro. Ci sono tanti musicisti a chilometro zero da città in città che meritano di essere sentiti. Alcuni sono emergenti, stanno appena cominciando con molto coraggio, altri ormai da decenni che cantano e che fanno questa cosa, sono conosciuti magari da una elite o comunque da una nicchia. Mi piacerebbe che molte più persone, senza guardare lo stato social-culturale o l'età, possano prendere consapevolezza di chi sul territorio fa musica di un certo tipo, ovvero quella musica che in questo momento ci interessa perché parla di un territorio, della sua storia, ed è credibile in quanto canta storie di una terra. Charlie Cinelli, Dario Canossi con i suoi Luff, gruppi che noi chiameremo tipo anche ragazzi emergenti e così via, faranno vedere di come esiste un mondo
musicale che, come certi prodotti, è doc, ma non è così conosciuto.